Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Roberto Di Gioi, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione, Christian Solinas, e all'assessora del lavoro, Alessandra Zedda, per conoscere quali siano le azioni messe in campo dalla regione Sardegna per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dell'associazione Miniere Rosas ed il rispetto delle tempistiche di versamento delle quote societarie da parte del consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Le ragioni della legittima protesta dei lavoratori vengono da lontano, sostiene Roberto Di Gioi, perché i conti del consorzio del Parco Geominerario, socio dell'associazione Miniere Rosas con il comune di Narcao, erano in condizioni disastrose e facevano acqua da tutte le parti già da tempo. E il silenzio da parte della regione, ha aggiunto Roberto Di Gioi, sta minando gravemente la gestione del sito minerario, oltre ad arrecare gravi ricadute per i dipendenti e le loro famiglie e le stesse attività. Non si può accettare in alcun modo che al prezioso lavoro portato avanti dal personale dell'Associazione Miniere Rosas in tutti questi anni, che ha portato a dare nuova vita al sito dismesso a favore della vera rinascita e riqualificazione della cessata miniera, venga dato un colpo di spugna restando a guardare inermi, ha concluso Roberto Di Gioi. La Regione Sardegna ha il dovere di verificare periodicamente dati e informazioni sull'attività svolta dall'associazione e sulla situazione patrimoniale della medesima, così come previsto dalle direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e di controllo degli enti iscritti al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.